In questa occasione vedremo l'apertura 22-19, 11-14, 26-22, ovvero la Cerbero. Qui il nero deve fare questo tiro, 12-15, mangia 2, 8x15. Ora, un modo di semplificare. Allora, io escluderei sicuramente la 22-18, il modo di semplificare sarebbe 23-20, perché 22-18 può essere valida, ma se il nero gioca correttamente, purtroppo si finisce per mettersi male per il bianco. Ovvero il nero deve legare entrambi i lati e se gioca bene dovrebbe vincere. Cosa dice il maestro? Dice che è vero. Perfetto. Ecco, forse è meglio giocare a un secondo. Mettiamo le mosse giuste. Eccole. Ecco, purtroppo il bianco è costretto a scoprirsi e alla lunga perde. Questa è una brutta posizione per il bianco. In partita è anche possibile tentarla, perché comunque si può comunque liberarsi dalla situazione iniziale che di estremo svantaggio per il bianco. Torniamo indietro, facciamo 23-20, vediamo una variante almeno di questa 23-20 in modo che se ne capiscano i rischi. Adesso qua il nero forse è meglio se chiude, vero? Chiudiamo, così è più complicata. Forse anche senza la 2-6, ma la 2-6 è corretta, sì, ok. 23-19 la fa dopo. Sì, bisogna farsi fare il sacrificio, farsi mangiare, insomma. Si può giocare anche così volendo, però c'è qualche rischio che si corre. Per cui secondo me, secondo noi, anzi, è meglio complicarla con 23-19. Quindi 7-12, 28-23, si può fare subito 9-13 oppure 6-11. Ma si può anche fare subito 5-10 dopo la 7-12, qua, così, 5-10. 5-10, qua la difficoltà è che bisogna fare subito 25-21. Ad esempio 23-20 non va tanto bene, sì che va bene. Però non so perché qua semplifica. Dopo 23-20 facciamo 6-11, chiaro, no? E dopo bisogna comunque fare la 25-21, perché facendo 20-16 si finisce per perdere. Anzi, non si perde ancora, forse è in un altro caso che si perde, comunque. Vediamo, 25-21 comunque va fatta. Se non si fa neanche qui, se si fa 32-28, vediamo come finisce. 28-23, 5-2. Vedete, comunque sono posizioni da studiare bene, perché comunque anche per il nero vedete che sono posizioni inusuali. E questa è la patta con il sacrificio, se non erro. Anzi no, è un'altra. Ok, si fa così, ecco, praticamente si gioca con questo cambio e poi si dà il cambio qua. Il nero va a dama prima, ma il bianco poi si sposta. Il nero si deve liberare con questo tiro e si va per la patta. Proviamo a vedere altre varianti, perché ce ne sono veramente tantissime. Allora, per esempio, noi abbiamo fatto 5-10, vediamo se riusciamo a rientrare diversamente. Facciamo 6-11. Poi qua facciamo
25-21, 9-13 e 23-20. 3-7 va fatta, cioè quindi adesso ve la giro, bisogna girare un po' in modo da fare questo quadrato. Bisogna formare questo quadrato. 32-28 e 5-10. Ecco, vedete che la 32-28 si può fare non subito, ma dopo che è stata mossa la 3-7, sì. Perché non c'è più questo tiro, il 2x2 non gli conviene al nero, è un pezzo esposto. Ok, quindi questa e la 5-9. Si potrebbe anche fare 5-10, credo. 13-17 non so se conviene. Eh sì che conviene, perché il bianco deve saperla bene qua. Adesso la giriamo, ecco, vedete che se si fa 13-17 subito, il bianco deve lasciarsi dare il cambio, assolutamente non deve per nessun motivo andare qua perché perde. C'è questo tiro, anzi, addirittura neanche con la dama anticipata si perde lo stesso, ma c'è anche questo tiro che fa perdere subito. Se io mangio di qua, perdo 2. Se mangio di qua, perdo 3. Mangio una, ma il nero è la dama, io no. Allora, lasciamoci dare il cambio, facciamo 28-23, forse 20-16 è perdente. Vediamo 20-16. No, non è, anzi sì, è perdente. Ecco, un'altra cosa da non sbagliare è fare la 20-16 in questa apertura nel momento sbagliato, perché se si fa nel momento sbagliato, e non solo in questo caso, si perde. Vedete che il nero fa 2-5, quindi ecco. 23-20 e non c'è più scampo. Il bianco deve subire per forza il tiro, 1 per 2. Se vuole evitarlo non può perché comunque va qua, lo prende di qua. Se va qua, il nero chiude. E poi il bianco finisce le mosse, diciamo. Ecco, qua è costretto comunque a subire il tiro come prima. Andiamo invece senza la 20-16. Noi qua facciamo 28-23 come è corretto, lasciamo questo cambio, poi il nero va lì, il bianco va in 18, poi facciamo 1-5 e il bianco qua libera la posizione con questo tiro senza guadagno. Ecco, il nero mangia 2 per 11. Facciamo 15, anzi no, tocca al bianco, quindi fa 27-22, 5-10 e 20-16 a sto punto va fatta. 10-13 e qua, se non ricordo male, il bianco fa 31-27 e poi si libera con un altro cambio e riesce a portare i pezzi a dama per la patta. Ecco fatto. Vediamo di trovare altre varianti giocabili. 7-12, 28-23. Facciamo stavolta 9-13. Il maestro cos'è che dice? Anziché 28-23, 19-14. Però questa è una variante inusuale. C'è l'attacco immediato, 6-10, 30-26x, 24-20. Mangiamo 2. Sì, è giocabile anche così, ma è più rischiosa, eh. E il nero ha del vantaggio però. Arrivati a sto punto, diciamo che non è certamente la giocata migliore. Il bianco si scopre molto. Ok, vabbè, abbiamo visto.
Io qua dicevo di fare 28-23 e poi subito 9-13. Facciamo 23-20 anche stavolta. Ecco, vedete che dopo 23-20 bisogna sempre fare 6-11 in modo da predisporsi a formare eventualmente quel quadrato. Poi qua l'errore da non commettere secondo me è la 20-16. Ecco, è qua che non bisogna fare 20-16 proprio perché il nero qua chiude. E il bianco rimane con poche opportunità di pari. Forse riesce, ma non deve sbagliare nulla. Vediamo qua se facciamo al posto di 5-10 si può anche fare 5-9. E qua bisogna fare 25-21. Se noi insistiamo a non farla la 25-21, è pari lo stesso. Pari lo stesso, maestro. Pari lo stesso. Allora la 5-9 non va tanto bene. Facciamo 5-10. Qua per esempio non c'è la 23-20. Eccola. Si può anche fare 25-21. Sai, se riusciamo a far uscire quel sacrificio là. È questo. 27-23, no, cambio. È come prima, mi sa. Con 27-23 qua non va bene. Ah no, è pari. Aspetta, allora vediamo. Qua dice che è pari lo stesso. Però da questo cambio, ok. Poi il nero attacca, immagino. Ok. Ah, ecco. 21-18, 17-21. Poi facciamo 18-14. Unica per la pari, però, a sto punto. Non so se fai anche questa, invece. Ti metti male perché lasci andare troppi pezzi del nero che fa due dame. Dopo non riesci forse più a portarle a dama. Esatto. Bisogna quindi fare subito questa 18-14. Il nero mangia. Ecco qua, attenzione perché il bianco deve mangiare. Mi sembra prima 31 per 22. Esatto. Poi 21-25, XXX, anche qui credo che è uguale qua invece, no? Se mangia di qua, sempre pari è. Invece se mangi, mangio prima con questa, è uguale, no? Sì, è uguale. Quello che non è uguale è quando si arriva a sto punto mangiare prima 20 per 11, che il nero mangia, il bianco può mangiare 16 per 7, la mossa migliore che può fare, il nero mangia di qua, il bianco rimangia, il problema è che il bianco non riesce, cioè rimane con un pezzo in meno, non riesce più a pattare. Diciamo che anche se mangiamo prima con questa, invece si pareggia. Se invece mangiamo prima con questa, nero mangia, poi mangiamo 31 per 22. Nero si sposta qua, 12-15. Deve per forza spostarsi lì per vincere il nero. Ah, pare di sì. Ah no, è pari anche così però. Ma è pari anche così? Beh, allora, beh, che bisogno c'è cioè, quindi l'importante è mangiare subito con 31 o alla seconda occasione. Diciamo. No? Dice di no il maestro. Allora, ripetiamo. Allora, 18-14. E questa ci siamo. Io mangio prima di qua. Nero mangia. Se io adesso mangio 31 per 22, perché mi dice che è pari? Va bene lo stesso. E allora che dici? Io non ho detto persa, signor maestro. Ho detto che era pari lo stesso. L'importante è fare 31 alla seconda occasione. 31 per 22. Va bene, ci siamo dilungati anche troppo, mi sa, su questa partita. Così è persa. Ma è chiaro che è persa se io continuo a non mangiare 31 per 22. Ok. Dice che non è persa.
Insomma, cosa vogliamo fare, maestro? Siamo qua. Se io mangio prima qua, poi il nero mangia. Io mangio qua, nero mangia. Io mangio di qua. È persissima, ok? No, fammi vedere tu come si fa. Abbiamo viste tutte. Dai, che sennò qua skippano tutti, dai, maestro. Avranno già skippato da ore, ma non ha importanza. Ci sono altre varianti giocabili. Vedo che stai giocherellando. Il maestro gli piace giocherellare. Però non abbiamo fatto vedere senza 20-16, forse. Dovremmo far vedere comunque la variante di base, cioè fare le mosse più sicure facendo 25-21 da subito, perché a forza di variare qua ci siamo dimenticati di mostrare poi quello che conta, ecco. Chiaramente poi ci sono tante altre varianti, errori possibili anche del nero, eh. C'è anche un caso 2 che il nero perde. Comunque la 22-18 iniziale, giocata da alcuni maestri anche di un certo valore, non funziona a gioco corretto. Poi ci sono altre varianti inutili da provare, volendo. Così si fa pari. Però mi sembra sotto pezzo, quindi non è una gran cosa per il nero, eh. L'abbiamo già vista. Sì. Sette. 9-13 è meglio. Anche questa. Tiro. 25 per 18, 10-14, 19 per 10, 5 per 21. Ora si riesce a far pari. Ok. No, c'è la variante Salomoni. Facciamo la variante Salomoni. Vabbè, qua è solo questione di giocare giusto il prefinale, dai. Qua siamo già in finale, comunque c'è una dama, no? La variante Salomoni però è sconsigliabile perché va a perdere molto vantaggio. Poi non so se la gioca solo lui, magari la giocano tanti altri, eh. Se ne vedono. Ok, tipo era su questa risposta. Lui faceva 5-10 se non sbaglio. No, faceva 7-12 la faceva. Poi 28-23. Forse qua fa 5-10 e se io faccio 23-20 lui fa 3-7, giusto? Sì, il nero non ottiene sto gran vantaggio. Riesce a prendere la 18.
Qua addirittura si può pattare col tiro a 3 subito di seconda, quindi. E altre possibili varianti, so, c'è la variante di ronda 7x16. Anche qui io non vedo come è possibile guadagnare del vantaggio perché il nero si scopre tutto. Certo, tiene la posizione in 13 che insomma dà un po' fastidio. Poi continua appunto con 5-9. Qua c'è una 30-26 molto difficile però, eh. Se si fa 28-23 si pareggia uguale, però si lascia la meta. Chiaramente qua possiamo anche attaccare, il nero si va a riprendere il pezzo, è sempre pari è. Addirittura qua lasciamo un sacrificio. Vabbè sì, perché comunque il bianco cede il pezzo, quindi siamo pari pezzi. E si va per la patta. Ok. Cos'altro mi può venire in mente? Vediamo le mosse più sicure per concludere. Così, così, così. Ok. Facciamo 8 per 15, 23, 19. Vediamo come la giocata. 7, 12, 28, 23. 6, 11. 23-20 subito, 9-13 e qua mi sembra 25-21. Ok, 25-21, 3-7 subito fa 32-28, 5-9 e 28-23. Anche qua non è molto facile, però vediamo la prima. Si può fare anche 20-16 qua. Comunque, vediamo 28-23. Abbiamo visto una cosa simile prima, forse. Si lascia il cambio qua. Sì, forse l'abbiamo vista alla fine. 20, poi faccio 27, 23, 10, 13, 21, 18. Sì, questa l'abbiamo vista. Si fa doppio cambio, non so se era la stessa identica. Ah no, è diversa questa, guarda. È un po' diversa perché qua c'è il tiro a 2. Visto? È l'altro tipo di variante. Scendiamo con la dama. Forse si può anche costringere il nero a pattare sotto pezzo. Forse no, perché si difende bene. Se io vado qua, il nero va qua e io qua non ci posso andare per questo cambio. Così è pari lo stesso comunque. Così è pari lo stesso perché riesco a fare una dama subito e credo anche l'altra perché sono nel biscacco. Quindi posso infilarmi con la 24 dopo. No, se io tengo questa bloccata, niente, non si fa niente lo stesso. Vabbè, dai, comunque ne abbiamo viste a sufficienza, direi, eh. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Magari facciamo un'altra apertura, ok? Ciao!